Giacca, questa giacca in lavorazione di questo bellissimo tweed, scollatura è così, senza colletto. Ora vi faccio vedere dentro, lavorazione. Questo tessuto è già intelato proprio perché fili non hanno, non sono ritorti praticamente alcuni fili. Dopo però io ho rinforzato con tela adesiva a spalle, cuciture fino a questa altezza, tutto tagliato un po' irregolare, ondulato per non avere stampo del diritto. Qui abbiamo fianchetto, perché giacca eccola, con fianchetto. E davanti questa ripresa. Tessuto quando è spesso, ripresa a seno, viene realizzata così. Si apre, margine non ho lasciato troppo piccolo, panno si può ritagliare di più, però qui si sfilaccia, quindi apriamo, tagliamo fino a dove è possibile. E poi l'altro lato viene stirato da un lato. Qui c'è paramontura, ovviamente intelata, davanti va intelato tutto. E anche fianchetto. Allora, procedura di cucitura della fodera è diversa, ci sono diverse procedure, diverse tecniche, cioè dipende tutto da lavorazione interna e anche dal tipo del modello. Per esempio, se dobbiamo realizzare una fodera semplice, io adesso dovrei attaccare fodera alla paramontura. E senza chiudere le spalle della giacca. Dopo dovrei spianare, spillare vita del diritto della fodera e controllare ovviamente fodera nel giro manica. Invece, se dobbiamo rifinire tutto quel bordo di paramontura con sbieco, dobbiamo prima invece a questo punto chiudere le spalle, perché qui quando andiamo a unire tutto così, sbieco dovrebbe essere intero. Per questo ora io vado a chiudere le spalle perché vorrei poi imbastire prima fodera e poi sbieco sopra. Sbieco può essere al contrasto oppure in tinta, mi piace molto questa rifinitura e poi ovviamente vi faccio vedere come viene realizzata. Paramontura, in questo caso ritaglio una sagoma della scollatura. Altezza abbiamo finita dovrebbe essere 4 cm, quindi 6, 1 cm per cucire scollatura e 1 qui per cucire fodera. Quando c'è sbieco vuol dire che noi abbiamo tutta l'altezza. In questo caso possiamo lasciare 4 centimetri e mezzo di margine. Come si cuce? Dal diritto poso, attacco la mia paramontura, faccio una cucitura a 1 cm, dopodiché dal diritto, guardate, il margine, tutto quanto piego verso la paramontura e faccio una piccola cucitura, eccola, tutta quanta sulla paramontura. Dopodiché qui la ritaglio fino a 2 mm. Questo viene realizzato, bisogna realizzare in modo obbligatorio perché non permette alla nostra paramontura di uscire fuori dal diritto. È la cosa più antipatica e non professionale che può essere. È cucire così e piegare. Questa procedura viene realizzata dovunque dove non abbiamo rifinitura del diritto, ribattitura. Quando c'è, allora va bene. Se non c'è, dobbiamo fare questa cucitura interna. La stessa cosa ho fatto anche sulla mia paramontura fino a dove era possibile. Qui non è possibile. Quando ho aperto,
Fin dove mi arriva la macchina, io faccio questa piccola cucitura, rifinitura interna che tiene il mio margine interno tutto insieme e dal diritto paramontura non uscirà mai fuori. Qui la stessa cosa, fin dove posso arrivare e poi vado su tutta paramontura. Poi ho spianato e ho eseguito punto obliquo. Per tenere insieme paramontura e diritto. Ora vado a chiudere le spalle e poi dobbiamo imbastire fodera con lo sbiechino. Nel prossimo video prepariamo lo sbiechino.